tutti, io mi chiamo Luca e con Max faccio parte dell'associazione Economia per i Cittadini. La nostra, due brevi parole, la nostra associazione, noi nasciamo come associazione a fine del 2012, inizio del 2013, sull'onda di due forum, due summit di economia organizzati dal giornalista d'inchiesta Paolo Barnard e ai quali hanno partecipato alcuni professori di un'università americana che è la University of Missouri del Kansas City. La persona più rappresentativa di questa università è, secondo noi, al momento Stephanie Kelton, che è stata voluta da Bernie Sanders nella commissione di minoranza del budget del Senato americano. Noi quello che noi ci proponiamo è avere un punto di vista differente sulla descrizione dell'attuale crisi, perché noi riteniamo che quello che ci è stato raccontato non corrisponde al vero, non corrisponde alla reale. E i nostri autori di riferimento, i nostri economisti di riferimento sono leggermente diversi dagli economisti che vanno per la maggiore. Questo non vuol dire che sono economisti sconosciuti. Sono economisti che vengono messi in secondo piano nel circuito universitario ortodosso che va per la maggiore, però non è che sono sconosciuti. Per noi Ayman Niskin, per esempio, è un autore di riferimento dell'università della città dove io abito, che è di Bergamo, è intitolata proprio Ayman Niskin, il Dipartimento di Economia e il Dipartimento Ayman Niskin. Quindi non è che noi ci riferiamo a signor nessuno, anche Keynes, non è che non si era conosciuto. Ci riferiamo a autori di economia che sono stati anche per il contributo dato di primo piano, ma che non rispecchiando quello che viene chiamato, tra virgolette, il pensiero dominante, sono stati messi da parte. Allora, inoltre con Max siamo accordati più che per delle lezioni di economia, io ho studiato giurisprudenza, sono laureato in giurisprudenza, non in economia, degli incontri di un livello più basso rispetto a quello di una lezione vera e propria, ma dove si vanno a vedere dati e magari anche articoli di giornali che sono stati trascurati e che sono risultati negletti. Da queste qua, più che vere e proprie lezioni, sono degli incontri dove chiunque, anche senza una preparazione specifica o senza aver mai letto molto di economia o senza aver mai letto niente, può arrivare su argomenti che tutti possono arrivare a comprendere. Il primo incontro di oggi, che nel volantino che avevamo preparato erano i falsi miti dell'economia, e i falsi miti della crisi. Falsi miti della crisi, noi diciamo perché. Perché su questa crisi, da quando è cominciata, ci sono state raccontate tante cose che non corrispondono all'oggettività degli eventi come li abbiamo visti. Quindi, cominciando, il primo falso mito di questa crisi è che questa sia una crisi di debiti sovrani, una crisi di debito pubblico. Non è assolutamente vero, non siamo in nessuna crisi di debito pubblico. Le crisi economiche, quando ci sono, arrivano sempre dal debito privato. Per capire perché noi sosteniamo che questa non è una crisi di debito pubblico, è necessario andare all'inizio, ripercorrere l'inizio della crisi, cioè la genesi della crisi. Se noi andiamo a vedere la crisi non è nata dal settore pubblico, la crisi è nata nel settore privato e si è manifestata in tutta la sua violenza nel 2008 con il fallimento di Lehman Brothers e il crollo dei mercati finanziari. Ok, i mercati finanziari che sono crollati erano settore privato, non settore pubblico. La crisi è partita da lì e attenzione, non è che si è formata nel 2008 ed esplosa nel 2008. La crisi è stata alimentata, è stata alimentata dalla seconda metà degli anni 90
da una bolla immobiliare, da una bolla del credito. Se voi vi ricordate, ma già anche un po' prima della seconda metà degli anni 90, quando andavate in banca a chiedere un prestito, al contrario di adesso, non vi chiedevano tutte le garanzie che chiedono ora, erano molto più inclini a concedere prestiti anche ai clienti che sapevano avrebbero avuto difficoltà a rimborsarli o non li avrebbero rimborsati. Ok? Allora, per capire, voi direte, ma scusate, una banca non ti presta i soldi se sa che tu non li ritorni, perché poi la banca perderà i suoi soldi. Non funziona proprio così. Il credito negli ultimi anni, e soprattutto da quando abbiamo avuto il forte sviluppo delle banche di investimento, con settori finanziari sempre più stratificati e prodotti finanziari sempre più complicati, è fortemente cambiato. Prima il credito era un rapporto tra me e Max e la banca, io gli chiedevo un prestito, lui mi faceva il prestito, però era molto attento a concedermi quel prestito, perché lui i soldi me li dava subito, io glieli restituivo in 15-20 anni. Se lui non avesse smesso di avere il debito, che il credito che aveva con me pagato, avrebbe perso un'entrata. Il credito non funziona più così, non ha funzionato così. È entrata in gioco quella che si è chiamata, per capire come funziona adesso il credito, in inglese la chiamano securitization food chain, che tradotta è la catena alimentare della cartolarizzazione. Ok, prima il credito era un rapporto diretto tra un creditore, la banca e un debitore. Adesso cosa è successo? Le banche commerciali non avevano più necessità di stare attenti a come facevano il loro credito, perché il rischio del credito era trasferito in borsa sugli investitori. Come facevano a trasferire questo rischio in borsa sugli investitori? Semplice, con la catena alimentare della cartolarizzazione. La banca prestava i soldi. La banca, adesso spiego com'è la catena alimentare della cartolarizzazione. Catena alimentare della cartolarizzazione. Le cartolarizzazioni. Adesso io dico. Allora, prima la banca mi faceva il credito e mi finiva tutto. Ora le banche commerciali cosa si sono messe a fare? Si erano messe a vendere i loro mutui alle banche di investimento. Quindi la banca commerciale rientrava subito nei suoi soldi. La banca di investimento pagava la banca commerciale e diventava titolare di quel mutuo. Poi le banche di investimento cosa facevano? Impacchettavano vari mutui, i mutui per le case, i mutui per gli studi in America, per le spese mediche, e ne facevano un'unica obbligazione, un unico mutuo più grande contenendo vari mutui. Poi andavano sulla in borsa e vendevano questi mutui agli investitori ignari. Quindi il credito adesso, quando io pagavo la mia rata del mutuo, i soldi non andavano più a Max, andavano a chi aveva comprato quelle obbligazioni impacchettate in borsa. Quelle obbligazioni si chiamavano collateralized debt obligation, obbligazioni collaterali di debito, che erano né più né meno che tanti mutui messi assieme anche con rendimenti differenti. Ok? Investitori ignari compravano questi mutui sul mercato, in borsa, e diventavano titolari di quei mutui e del rendimento che quelle obbligazioni fornivano. Però dietro a tutto questo c'era un inghippo: quei mutui che erano stati collateralizzati non erano mutui sicuri, erano quelli che si chiamano mutui subprime. I mutui subprime non sono i mutui dove c'è un cattivo pagatore. Okay. Sono i mutui dove chi prende a prestito l'intero capitale, cioè prende a prestito il 100%. Quei mutui in cui chi prende a prestito l'intero capitale è un mutuo subprime. Questo genere di mutui avrebbe dovuto avere un rating da parte delle agenzie di rating molto basso, invece ricevevano mutui per rating di AAA, cioè venivano considerate obbligazioni sicure
come per esempio i titoli di Stato. Attenzione, c'è una legge per esempio negli Stati Uniti che vieta ai fondi pensione, i fondi che pagano le pensioni alle persone, di comprare titoli che non siano sicuri. Se il rating del titolo fosse stato più basso della AAA, certi fondi di investimento non avrebbero potuto comprarlo. Quindi le banche di investimento, per assicurarsi la possibilità di riuscire a mettere i loro mutui sul mercato, avevano bisogno di un rating molto alto. Compravano queste rating dalle agenzie di rating. I rating sui mutui sul prime erano falsi, erano rating di AAA, ma sarebbero dovuti essere rating molto più bassi. Quindi gli investitori ignari andavano a comprare obbligazioni che ritenevano sicure e invece non lo erano. Ok? Così si è creata la bolla. Quando quelli che avevano ricevuto il credito hanno smesso di pagare, i soldi le banche commerciali li avevano presi perché avevano venduto il mutuo alle banche di investimento. Le banche di investimento i soldi li avevano presi perché aveva comprato il mutuo. Quello che rimaneva col cerino in mano erano gli investitori che avevano comprato quel mutuo. Ok? È così che è cambiato il credito. Il rischio di impresa, il rischio creditizio è stato trasferito sugli investitori di mercato invece che sulle banche. Non è finita qui. Oltre a questo, le banche di investimento che sapevano che quei mutui sarebbero fallite e non sarebbero stati pagati, onorati, hanno scommesso tramite dei prodotti finanziari derivati che si chiamano credit default swap contro i loro stessi clienti. I credit default swap sono delle scommesse, funzionano un po' come assicurazioni. Se un evento si verifica, io prendo i soldi. Se un evento non si verifica, io pago le mie parcelle e basta, la mia pigione, e non prendo niente. Loro cosa facevano le banche di investimento? Sapevano che le obbligazioni collaterali di debito che avevano vendute sul mercato non sarebbero state onorate. E allora hanno utilizzato i crediti default swap, i derivati, per scommettere contro i loro stessi clienti. Quando i loro clienti sono falliti, le banche di investimento hanno ricevuto denaro tramite le scommesse dei crediti default swap. Ok? Prima sono stati truccati i rating e poi si è passati all'incasso. La bolla, questa bolla che è andata avanti per tutti la seconda metà degli anni 90 e fino al 2007 è esplosa negli Stati Uniti. I primi provvedimenti anticrisi risalgono a dicembre del 2007. La crisi si è manifestata nella sua pienezza solo a settembre del 2008 con il crollo di Lehman Brothers. Comunque, quello che c'era dietro a questa crisi non è stato un settore pubblico spendaccione, è stato un settore privato speculativo. Ok? I soldi pubblici sono stati usati, i soldi del vituperato settore pubblico sono stati usati per salvare il settore bancario e finanziario privato. Ok? Quando è arrivato Monti, Monti ha salvato MPS, Letta ha salvato MPS, adesso è arrivato Gentiloni, anche Gentiloni ha salvato MPS. Quelli sono tutti soldi pubblici utilizzati per salvare il settore privato. Ok? Quindi questa crisi non è una crisi di debito pubblico perché è partita da un settore privato, che ha posto in essere una bolla creditizia a fine degli anni 90, perché essendo cambiato il modo di fare credito era riuscito a trasferire il rischio creditizio sugli investitori invece che sulle banche che facevano credito. Ok? Poi cosa è successo? La crisi è esplosa nel 2008, ok, questa è ottima, e gli effetti della crisi finanziaria si sono nel giro di qualche anno, un anno, due anni, trasferiti nell'economia reale, provocando una caduta del prodotto dell'interno lordo, un aumento della disoccupazione, un aumento del rapporto deficit-PIL. Per 2-3 anni, ok,
il governo, che allora era il governo Berlusconi, non sto dando un giudizio su nessun governo, sto solo dicendo come sono andate le cose dal nostro punto di vista, non ci interessa dare giudizi sul governo, tranne quello di Renzi. Quando nel 2008 è stata presa sotto gamba, i ristoranti erano pieni, gli aerei erano pieni, non correvamo nessun rischio di contagio. Poi invece ci siamo accorti tutto d'un colpo che la crisi era arrivata all'economia reale. Quando la crisi è arrivata all'economia reale eravamo già nel 2010-2011. Nel 2011, alla fine del 2011, abbiamo visto nascere la crisi dello spread. La crisi dello spread, voi non c'eravate l'altra volta, avevamo trattato un attimo come funziona lo spread, però non possiamo, perché un aumento dello spread può avere anche dei vantaggi, ok? Però adesso è fuori, non c'è nelle slide di oggi. Se avremo tempo dopo vediamo un attimo meglio come funziona lo spread, che è un differenziale di prezzo, non un tasso di interesse, quindi non dice niente, dice qualcosa solo quando è a alti livelli. A bassi livelli non comunica informazioni adeguate. I tassi di interesse ci dicono lo stato di salute dei nostri titoli, non lo spread. Abbiamo avuto questa crisi dello spread. Questa crisi dello spread è stata una scusa per togliere di mezzo il governo Berlusconi, che non era incline a seguire in toto le indicazioni che arrivavano dall'alto, alto inteso come dalla Commissione Europea. Ok? Io non ho nessuna particolare simpatia per Berlusconi, però un leader politico eletto non può essere mandato via in virtù di uno spread che cresce. Uno spread che cresceva solo per un fenomeno prettamente speculativo. Perché quando vi vengono a dire tutti vendono i titoli italiani, lo spread sale, c'è stata una raffica di vendite, vi confidiamo un segreto: dove c'è una raffica di vendite c'è sempre una raffica di compere, dove c'è uno che vende un titolo c'è sempre poi uno che compra un titolo, per un titolo venduto ce n'è uno comperato. Quindi la cosa che questo è un effetto psicologico creato da quello che si chiamano le short selling, le vendite allo scoperto. Cioè noi abbiamo investitori che vendono titoli che non hanno, però alla fine, quando arriverà il giorno della consegna, loro quei titoli dovranno comunque comperarli. Ok? Io dico oggi, compro 100.000 in titoli, mi metto d'accordo con Max, dico io per sabato prossimo ti consegno 100.000 euro in titoli italiani. Però io non ho quei titoli ancora quando li vendo lì. Ma quando li dovrò consegnare per sabato prossimo, io dovrò recuperarli. Quindi anche in questo caso non esistono titoli che vengono venduti senza che qualcun altro li compri. Gli effetti che si sono creati per la crisi dello spread erano effetti di mercato psicologici, erano creati ad hoc per costringere un governo ad andarsene. E attenzione, perché se Mario Draghi, quando c'è stata la crisi dello spread italiano, avesse detto, come ha fatto nel caso della Grecia, quando il rischio sistemico si è affacciato ancora sui mercati, avesse detto durante la crisi dello spread italiano whatever it takes, e si fosse dimostrato pronto a comprare i titoli italiani, noi non avremmo visto lo spread salire. È la banca centrale, settando il tasso di riferimento, che decide a quanto vanno gli altri titoli, ok? Quindi l'aiuto che non è stato dato dalla banca centrale al governo Berlusconi avalla il fatto che probabilmente quella crisi dello spread era uno strumento ad hoc per far cadere il governo Berlusconi. E vi ripeto, io non do giudizi sul governo Berlusconi, anche se dico che non mi è particolarmente simpatico, anzi. Comunque, appena se n'è andato il governo Berlusconi, è arrivato il governo Monti. Sull'onda dell'emergenza dello spread, Monti ha imposto i peggiori provvedimenti che sono mai stati fatti dall'inizio della crisi.
E questo è un giudizio di valore. Peggio di Monti era difficile fare. Il problema, appena arrivato Monti, non era più il settore privato che aveva dato il là alla crisi con la speculazione. No, è diventato miracolosamente così, d'amblè, il settore pubblico. Tutto d'un colpo eravamo diventati spendaccioni, avevamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, come invece non potevamo permetterci. Quindi, e una cosa, quello che vi ha detto lui, appena arrivato Monti, ha pagato un derivato. Monti è arrivato dicendo ci sono finiti i soldi. Mentre Monti diceva sono finiti i soldi, Mario Draghi a dicembre del 2011 e a febbraio del 2012 ha fatto di due tranche di quelle che vengono chiamate le long term refinancing operation, operazioni di rifinanziamento di lungo periodo, in cui ha prestato alle banche l'interesse dell'1%, la prima volta 600 miliardi e la seconda volta 600 miliardi. Ok? Mentre ci dicevano che erano finiti i soldi, stavano inondando il sistema bancario di liquidità come non era mai stato fatto negli anni precedenti. Tutte le banche centrali nel periodo in cui erano finiti i soldi hanno fatto operazioni espansive senza precedenti. Lo ha fatto la Bank of England, lo ha fatto la Bank of Japan, l'ha fatto la Banca Centrale Europea, l'ha fatto la Federal Reserve Americana. Il solo Ben Bernanke da solo ha messo più liquidità nel sistema di tutti i precedenti presidenti della Federal Reserve Americana messi assieme. Questo è lo stato, erano finiti i soldi per noi, non per il sistema bancario. Ok, arriva Monti, cosa succede? Il problema diventa il settore pubblico. I trattati europei, così tutto in un colpo, diventano cogenti. Il limite del 3% nel rapporto debito-PIL, che è stato un limite stabilito nel trattato di Maastricht e confermato nel trattato di Amsterdam, non è mai stato rispettato da nessuno. Da nessuno, né prima né dopo la crisi. È dal 92 che dovremmo seguire quel parametro. Nessuno lo ha mai rispettato. L'Inghilterra, la Gran Bretagna, che vabbè adesso ha fatto la Brexit, è arrivata ad avere rapporti deficit del 10%. L'Irlanda, che prima della crisi aveva un rapporto debito PIL del 20%, adesso ce l'ha al 120%, e tutti potete andare a controllare quello che vi sto dicendo, ci sono i siti di Eurostat e vari siti specializzati dove questi dati vengono riportati. L'Irlanda nel 2010 o nel 2011 ha avuto un rapporto deficit del 30% e noi dobbiamo stare al 2,6%. Per questi limiti non sono mai stati rispettati da nessuno, però una volta che è arrivato il governo Monti sono diventati cogenti. Quindi si è cominciato a predicare l'austerità in relazione all'emergenza ed in relazione agli altri che noi chiamiamo dei falsi miti, cioè una descrizione della realtà e dei fatti che non corrisponde al vero. Sì. Una delle cose che ci siamo sentiti dire subito da Monti è che dovevamo fare austerità perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Noi siamo andati a controllare i dati per vedere ma quant'è che avremmo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Cioè dobbiamo fare austerità adesso perché i romani hanno costruito il Colosseo, perché è stata fatta l'arena di Verona col maschio Angioino, non lo so. Siamo andati a controllare, questo è l'andamento del debito, del rapporto debito PIL italiano dall'unità d'Italia ad oggi, fonte Istat se non mi sbaglio. Comunque è la fonte di o dell'Istat e della Banca d'Italia. Innanzitutto, se voi notate, nel 1861 l'unità, quando sono stati raccolti nel grande libro del debito pubblico tutti i debiti degli stati preunitari, lo stato più ricco era il Regno delle Due Sicilie. Quando su tutti i piemontesi, l'ha detto anche ultimamente Tremonti, l'ho scritto 2 anni fa, l'Europa vuole fare all'Italia quello che i piemontesi hanno fatto ai siciliani, ok? Portarsi via tutto il loro oro. Il Regno di Sicilia, delle Due Sicilie, aveva più monete d'oro di tutti gli altri stati preunitari messi assieme, e quelle monete d'oro sono finite in tasca
ai piemontesi e a Cavour. Allora, noi partiamo da un livello deficit PIL del 40%, debito PIL del 40% e siamo al 1861. Se voi guardate, vedete che tra il 1861 e il 1945 abbiamo avuto livelli di debito pubblico ben più alti di quelli che si sono verificati dal secondo dopoguerra ad adesso. Il massimo, vedete che la prima parte, la linea più alta, il massimo nel rapporto debito-PIL l'abbiamo avuto nel 1920 al 160%. Quindi uno potrebbe dire, ah, state pagando adesso l'unità d'Italia e le guerre mondiali. No, non funziona così, perché se noi andiamo a vedere, nel dopoguerra il nostro rapporto debito-PIL è caduto a un livello del 30%. Per molti anni siamo stati a livelli di debito PIL bassissimi, ok? Sotto la fatidica soglia del 60% prevista ancora dal trattato di Maastricht. Quindi, se c'è un periodo storico in cui possiamo aver speso troppo, è stato quello prima delle guerre mondiali, non ultimamente. Ma quei livelli di debito erano dovuti a tutta una serie di eventi che non erano il portato della liberalità degli italiani, ma della necessità dell'unità, della crisi del 29, delle spese per le guerre, ok? Quindi non è una cosa imputabile alle persone che sono state frivole o agli italiani in generale che sono stati frivoli, ok? Dal 45 al 1980 noi rimaniamo sotto livelli di debito PIL del 60%. All'inizio degli anni 80 siamo al 50, nel 1981 siamo al 58% nel rapporto debito PIL. Poi cosa succede? È vero, basta guardare lì, che negli anni 80, tra l'80 e l'inizio degli anni 90, il debito sale del 40%, e andiamo alla slide. Però dobbiamo valutare non solo semplicemente un parametro che cresce così, dobbiamo valutare le politiche che sono state fatte in quegli anni, ok? In quegli anni le politiche di spesa, innanzitutto chi è arrivato al governo all'inizio degli anni 80 si è trovata con un'altissima inflazione importata dovuta a degli shock esterni, gli shock petroliferi. Penso che chi è più vecchio si ricorderà le crisi energetiche, le crisi petrolifere degli anni 70. Quelli hanno contribuito a far salire di molto l'inflazione. Chi all'inizio degli anni 80 è andato a guerra, cioè cresceva il prezzo delle materie. Sì. Durante gli anni 80 sì, il mercato delle materie prime hanno portato comunque in alto il prezzo. Se cresce il prezzo del petrolio, cresce il prezzo di tutto, teoricamente, perché macchine vanno a petrolio, riscaldamenti andavano a petrolio, c'era il cherosene, la plastica è tutta petrolio. Chi? La plastica è tutta petrolio. Sì, la plastica. Ormai sono tutti di petrolio. Chi si è trovato a governare all'inizio degli anni 80 doveva fare i conti partendo da un'inflazione che era quasi del 25%, ok? Le politiche degli anni 80, nonostante quello che vi dicono, sono state politiche lungimiranti. Negli anni 80 il prodotto interno lordo nominale dell'Italia è raddoppiato. Siamo diventati nell'87, anche grazie al cambiamento dei criteri di calcolo, siamo diventati la quinta potenza al mondo in termini di PIL. Avevamo superato anche la Gran Bretagna, ok? Chi è arrivato al governo si è trovato fra i conti anche con l'inflazione. Il governo Craxi ha fatto forti politiche di spesa, abbiamo avuto grossi disavanzi primari, ok? Il disavanzo primario è la spesa dello Stato al netto degli interessi sul debito. Quanto tassa e quanto spende prima di pagare gli interessi. In quegli anni lo Stato spendeva più di quanto tassava, al contrario
degli anni dal 92 in avanti, dove al netto degli interessi sono sempre stati in avanzo primario. Gli anni 80 sono stati anni di disavanzi primari, ma se noi andiamo a vedere gli anni 80, il peso maggiore sulla crescita del rapporto debito-PIL non è stato quello dei disavanzi, ma è stato ancora una volta quello degli interessi. La differenza tra disavanzo primario e indebitamento netto era maggiore di quanto fosse l'avanzo primario. Quindi anche durante gli anni 80 il peso maggiore sulla crescita nel rapporto debito-PIL è stato dovuto agli interessi sul debito e non alla spesa pubblica propriamente detta. Attenzione, mettiamo un paletto. La spesa pubblica non è definita come tutti i soldi che spende lo Stato. Quella è la spesa generale. La spesa pubblica è al netto degli interessi. È la spesa dello Stato per beni e servizi. Il pagamento di interessi non rientra nella spesa per beni e servizi. La spesa pubblica su tutti i manuali di economia propriamente detta è solo la spesa per beni e servizi, non la spesa per interessi. La spesa per interessi è spesa di esercizio che sommata alla spesa pubblica diventa spesa generale. Ok, è un altro problema, un'altra vittoria degli anni che è stato risolto e che è stata un'altra vittoria degli anni 80 è la diminuzione dell'inflazione. Oltre ad aver raddoppiato, anche grazie a politiche di spesa, perché dobbiamo renderci conto che la spesa pubblica con i consumi, gli investimenti e la differenza della bilancia commerciale, cioè le esportazioni meno le importazioni, rientra nella funzione del PIL. Quindi spendere vuol dire creare PIL, tagliare vuol dire tagliare PIL, togliere il prodotto interno lordo. Allora, oltre a una crescita molto forte del prodotto interno lordo nella seconda metà degli anni 80, nella prima metà degli anni 80 è stata vinta la lotta contro l'inflazione. Se andiamo alla slide successiva, ok, vedete l'andamento dell'inflazione negli anni 80. Non è cresciuta l'inflazione negli anni 80. Quella che dice, che ci siamo sentiti ripetere tante volte, e che dice che gli anni 80 sono stati anni di inflazione in crescita e di grande inflazione, dice una bugia. L'alta inflazione noi l'abbiamo avuta negli anni 70, non negli anni 80. Negli anni 80 l'inflazione è passata da un livello del 25%, del 23-24%, nell'86 era già più o meno al 5%, ok? Le emissioni di debito che abbiamo avuto in quegli anni, oltre a coprire ex post le spese effettuate dallo Stato, perché lo Stato prima spende e poi raccoglie, l'avevamo affrontato anche questo nell'altro incontro, gli Stati non sono famiglie, le famiglie prima raccolgono e poi spendono, gli Stati prima spendono e poi raccolgono, gli Stati non sono famiglie. Come si dice, quelle emissioni, forti emissioni di debito che sono state fatte negli anni 80 sono anche servite per drenare l'eccesso di riserve, l'eccesso di moneta in circolazione dovuta all'alta inflazione degli anni 70. Ok, per noi le emissioni, per i nostri economisti di riferimento, le emissioni del debito pubblico non servono a finanziare ex post la spesa, servono per determinare il livello aggregato di moneta in circolazione, ok? Di moneta. Quindi abbiamo visto, è vero che negli anni 80 il rapporto debito-PIL è cresciuto di molto, però abbiamo raddoppiato il PIL nominale, siamo diventati la quinta potenza al mondo in termini di prodotto interno lordo e in più abbiamo vinto la lotta contro l'inflazione. Abbiamo portato in 5 anni l'inflazione dal 20% e passa a livelli del 5%. Quindi nel complesso le politiche degli anni 80 non sono state così male e non sono state così spendaccione come vorrebbero farci credere. Allora, purtroppo non abbiamo, come l'altra volta, una piccola lavagnetta, perché c'è una cosa da dire. Le politiche di spesa, ok, funzionano diversamente a seconda del livello debito-PIL nel quale vengono implementate. Allora, se io, come vi ho detto, provo ad andare un attimo alla prossima, Max,
Allora, come è aumentato se noi siamo sotto i livelli di spesa del 100%, come vi ho detto prima, la spesa pubblica è funzione del PIL, c'è un moltiplicatore fiscale. Se io spendo, se lo Stato spende un euro, quell'euro entra nel settore privato e fa crescere il PIL. Ok, questa operazione è l'operazione del moltiplicatore fiscale, un tot di spesa porta a un tot di crescita del PIL. Allora, se voi andate dal Fondo Monetario Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale ha detto quando ha imposto l'austerità alla Grecia, voi per ogni taglio di un euro di spesa pubblica, perché era lì di quello che si parlava, tagliare, perderete solo lo 0,5 euro di PIL. Per ogni euro tagliato di spesa perderete nel settore privato, in termini di prodotto interno lordo, solo 0,5 euro, 50 centesimi. Non è andata così. Per ogni euro di spesa pubblica tagliato in Grecia, la perdita del PIL, a seconda delle fonti, è stata da 1,3 a 1,7 euro. Ok? Il moltiplicatore fiscale è stato molto maggiore di quello stimato dal Fondo Monetario Internazionale. Ok? Quindi, essendo la spesa pubblica PIL, perché rientra nella funzione del PIL, quel consumo di investimenti da bilancio commerciale, tagliare la spesa pubblica significa tagliare il PIL, spendere significa far crescere il PIL. Però le politiche fatte negli anni 80, siccome noi partivamo da un livello debito PIL del 60%, sotto il 100%, erano per forza di cose, anche con un moltiplicatore fiscale neutro di 1:1, destinate a far salire il rapporto debito-PIL. Mentre se noi facessimo ora le stesse politiche, ok, con un moltiplicatore fiscale di 1:1, il rapporto debito-PIL non salirebbe ma scenderebbe, ok? Perché sotto soglie di debito del 100% prevale il numeratore, sopra soglie del 100% prevale il denominatore. Perché non ho una lavagna, però, cioè, possiamo farlo subito un esempio. Se io parto, voglio una calcolatrice, mi serve il telefono come calcolatrice, va bene. Ti do la mia calcolatrice. Allora, facciamo il caso di uno Stato che ha un rapporto debito-PIL del 50%, ok? Se io adesso spendo 10, farò crescere il debito a 60 e il PIL a 110, ok? Questo comporta un aumento del rapporto debito-PIL, ok? 110 fratto 110 fratto 60% uguale. Perché non ho, c'è qualcosa che non va, Max, mi fa prima la moltiplicazione, vabbè. Comunque, se noi partiamo dal rapporto sotto il 100%, anche con moltiplicazioni fiscali neutri, il rapporto sale, sopra il 100% scende, ok? È ineluttabile, si chiama aritmetica del debito pubblico. Se volete vederla meglio, c'è un post in rete dove la spiega di Alberto Bagnai. Ok, mettete l'aritmetica del debito pubblico e Bagnai vi dimostra che spendendo di più sopra soglia del 100% il rapporto debito-PIL non sale ma scende. Dopo magari alla fine dobbiamo se recuperare qualcosa, facciamo proprio l'esempio numerico. Adesso andiamo un attimo avanti. Comunque, l'impatto delle politiche di spesa, anche per una mera questione aritmetica, è diverso a seconda delle soglie al quale avvengono. Le stesse politiche negli anni 80 fare adesso farebbero salire il debito. Così abbiamo visto che anche durante gli anni 80 abbiamo fatto di necessità virtù. Non è vero che abbiamo speso chissà cosa, abbiamo raddoppiato il PIL, abbiamo fatto scendere l'inflazione, i deficit primari erano comunque contenuti, mentre la spesa maggiore era dovuta agli indebitamenti netti, cioè agli interessi che noi pagavamo sul debito, sommati ai disavanzi primari. All'inizio degli anni 90 eravamo ancora la quinta potenza mondiale. Questo Repubblica Archivio è del 1993. Quindi, a inizio degli anni 90,
quando abbiamo cominciato a fare l'austerità, perché noi l'austerità non la stiamo facendo da quando è arrivato Monti, la stiamo facendo da inizio anni 90, eravamo ancora la quinta potenza al mondo. All'inizio degli anni 90 noi entriamo in quello che si chiama saldo primario attivo, entriamo in avanzo primario, cioè lo Stato al netto degli interessi sul debito tassa più di quanto spende, quindi toglie risorse dall'economia reale. Dobbiamo metterci in testa che lo Stato che ci toglie i soldi dal portafoglio non è quello che fa il deficit, è quello che fa il surplus di bilancio. Lo Stato che fa il deficit è lo Stato che spende di più di quanto tassa, quindi lascia qualcosa nell'economia. Lo Stato che fa surplus è lo Stato che tassa più di quanto spende, quindi toglie dall'economia. Facciamo un esempio numerico che questa volta è più facile, anche se anche quello di prima è facilissimo, dopo lo vediamo. Mettiamo che io sono il settore pubblico e ho 100, Max è il settore privato e ha 100. Ok, io voglio fare un surplus di 20, quindi spendo 100 e tasso 120. Ok, quando io spendo di Max per forza, perché lo Stato spende per forza di cose nel settore privato o nel settore estero, che è un settore privato. Non c'è un altro settore dove lo Stato può spendere. Quando lo Stato spende, spende per forza nel settore privato. Quindi io spendo 100, Max va a 200, ok? Che è il settore privato. Adesso io tasso 120, lui va a 80 e io a 120. Partendo dal livello di 120, di 100 e volendo un surplus di 20, io ho tolto 20 dalle tasche di Max. Lui adesso ha 80 e io a 120. E io Stato ho fatto un surplus di 20, ok? Partivo da 100, adesso un surplus sono 120 e la ricchezza del settore privato è diminuita. Facciamo lo stesso esempio adesso, però io non voglio fare 20 di surplus, io voglio fare 20 di deficit, quindi tasserò 100 e spenderò 120. Cosa faccio? Spendo, Max passa da 100 a 220, perché io spendo 120, adesso lo tasso di 100. Ok? Lui va a 120, io vado a 80. Al mio deficit di 20 corrisponde il suo surplus di 20. Io avevo 100, ho voluto spendere 120, che poi prenderò a prestito tramite l'emissione di titoli o aumentando le tasse, ma non considerate, lasciate andare le tasse. Spendo 100 e poi tasso 80, lui tutto d'un colpo si ritrova 20 di ricchezza in più rispetto a me. Quindi io facendo un deficit ho messo soldi nelle sue tasche perché ho speso nel suo settore più di quanto ha tassato. Ok, lo Stato che ci toglie i soldi dalle tasche è quello che fa il surplus di bilancio, non di deficit. Perché vuol dire che tassa più di quanto spende, togliendo risorse dall'economia reale. Ok, dal 1992 noi entriamo in saldo primario attivo, quindi fino adesso, tranne un piccolissimo deficit nel 2009 susseguente alla crisi del 2008, noi siamo sempre stati in saldo primario attivo, cioè al netto degli interessi abbiamo sempre tassato più di quanto speso, quindi lo Stato è stato virtuoso, ha sempre tassato al netto degli interessi più di quanto speso. E guardate che noi abbiamo avuto uno dei migliori saldi primari d'Europa. È uscito anche un tweet del ministero di Padoan dove sottolineava questa cosa e diceva: se noi andassimo a vedere il solo saldo primario al netto degli interessi sul debito, noi dal 92 siamo sempre stati un paese virtuoso. Ok, dal 92 ad adesso lo stock di debito ed il rapporto debito-PIL salgono solo ed esclusivamente per il pagamento di interessi, non per la spesa dello Stato pubblica propriamente detta, quella per beni e servizi. Tra l'altro, andiamo un attimo alla prossima, Max, come vi avevo detto l'altra volta, questo si attacca un altro falso mito, quello dei debito che lasceremo ai nostri figli, che dopo vediamo. Comunque,
dal 1992 adesso la crescita di stock del debito di rapporto debito-PIL è dovuta solo ed esclusivamente al pagamento di interessi. Se voi andate sui dati di Eurostat, al 95, che non è la fine della prima repubblica, la fine della prima repubblica è 92-93, noi avevamo al 95 1070 miliardi di debito in stock, cioè lo stock del debito è il debito esistente in un determinato momento. Avevamo adesso è a 2250, ok? È più che raddoppiato. Negli ultimi 25 anni, nella sola seconda repubblica, abbiamo accumulato più stock del debito che dall'unità d'Italia alla fine della prima repubblica. Non è vero che c'è un debito che è lasciatoci dai nostri padri. Il debito, la maggior parte dello stock di debito pubblico attualmente esistente è stata accumulata negli ultimi 25 anni, non prima. Ok? Quindi adesso qua entriamo in un argomento che è particolare della scuola economica che seguiamo noi, che è la teoria della moneta moderna, quella la modern money theory. Cioè noi sosteniamo che la spesa pubblica, come in realtà è, perché vi ho detto, rientra nella funzione del PIL, è un introito, un guadagno per il settore privato, ok? Come vi abbiamo appena detto, quindi lo Stato che spende fa salire la ricchezza dei cittadini, lo Stato che fa austerità no, ok? Allora, tagliare la spesa pubblica significa tagliare un'entrata per il settore privato. Facciamo due semplici esempi. Se io sono un insegnante del settore pubblico e guadagno 1000 euro, 1000 euro di spesa pubblica per pagare un insegnante sono anche 1000 euro del mio introito di privato cittadino come insegnante del settore pubblico. Se adesso lo Stato taglia la spesa per gli insegnanti e il mio stipendio scende a 800 euro, quel taglio di spesa pubblica di 200 euro per ogni stipendio di un insegnante è anche un taglio del mio reddito privato di 200 euro, che passa da 1.000 a 800 euro. Se io sono un imprenditore che ha un contratto di fornitura con lo Stato di 500.000 euro, lo Stato fa austerità e taglia 400.000 euro quel contratto di fornitura, io da quel taglio di 100.000 euro di spesa pubblica perdo 100.000 euro di fatturato, perché il mio nuovo contratto non sarà più di 500.000 euro, ma di 400.000 euro. Quindi tagliare la spesa pubblica significa tagliare anche un'entrata per il settore privato, inevitabilmente, è così, non ci si scappa. Ok? Poi quello ve l'ho appena detto, e andiamo alla prossima. Come che dovrebbe, se non mi sbaglio, è ok, è questo, il fardello del debito, lasciatoci dai nostri padri che lasceremo ai nostri figli, ve l'ho appena detto. La maggior parte di stock del debito attualmente esistente è stata accumulata non dai nostri padri ma negli ultimi 25 anni, ok? Il debito pubblico equivale a credito privato al centesimo. Per ogni euro di debito pubblico c'è un euro di credito privato. Anche questa è un'affermazione incontrovertibile, prima ancora in termini giuridici che in termini economici. La vendita, la compravendita dei titoli di Stato è, come nel diritto civile, come le altre compravendite, un negozio giuridico bilaterale. Uno compra e uno vende. Chi vende prende i soldi a prestito e diventa debitore. Chi compra presta un titolo di Stato, presta i soldi e diventa creditore. Ok, per ogni 100, mettiamo a caso, per ogni 100.000 euro di debito pubblico ci sono 100.000 euro di credito privato. Se io vado in banca e chiedo alla mia banca di comprare 100.000 euro in titoli, io divento un creditore dello Stato. A fronte del debito dello Stato di 100.000 euro nei miei confronti, ci sarà il mio credito nei confronti dello Stato di 100.000 euro. Quindi il debito pubblico, dobbiamo smettere di pensare che sia un buco nero dove vengono buttati dei soldi. Il debito pubblico è fatto al centesimo di depositi bancari,
Ok, se voi andate dalla vostra banca e gli chiedete di comprare un titolo del debito pubblico, la vostra banca non è che fa chissà che cosa, vi apre un conto titoli e poi prende i soldi dal vostro conto corrente e li sposta sul vostro conto titoli. E vi dirò di più, quei soldi non vanno da nessuna parte, rimangono su quel conto titoli, in quella banca. Ci sono una cosa che da microscopico risparmiatore, no? Visto che ho fatto il professionista e ho messo 4 cartine da parte, proprio 4 stracci. Oramai i titoli di Stato sono a zero. Sì, perché se prima ogni tanto i 150 o 180 euro li usavi per. Basta, e ti pensi che negli anni 80 invece c'era gente che con i titoli di Stato ha fatto parecchi soldi e quelli erano le politiche che ci impongono. C'è l'esempio dell'Argentina, e io non ci sono stato, non so come sia, che non è mica fallito lo Stato, non ha imbossato qualcosa. Sì, ma dopo ci arriviamo anche all'Argentina perché ci abbiamo. Eh no, ma sì, no, 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 aspetta. Perché per esempio adesso se noi dovessimo rimborsare gli euro. C'è la rinegoziazione che stanno dicendo. Dai, fatta, è fatta. Sì, sì, per capire com'è. Ah no, 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 ma ci arriviamo, perché ci sono degli slide su. Da chi non sa, perché veramente sotto sviluppo dovrei andare con qualcuno, dove il compagno del papà della mamma, quello economico. Come mai da questi pochi soldi così che i titoli di Stato rendevano solo 8-10 anni fa, oggi siamo a zero, almeno loro non mi consigliano più di comprare di certo, abbiamo venduto solo perché siamo per lo Stato già per niente. E di quello dobbiamo ringraziare Draghi, che a forza di iniettare liquidità sui mercati ha fatto cadere i tassi di interesse. Il tasso di interesse di riferimento della banca centrale scendendo ha spostato al ribasso tutti gli altri tassi. È la banca centrale che decide dove va. Quindi lo Stato di più reazione allo Stato nei confronti di una situazione del genere. Lo sta. È perché il privato, il titolo di Stato non li compra più a questo punto. No, allora, i titoli di Stato italiani nelle aste sono sempre andati benissimo. Sapete quali sono i titoli di Stato che non sono stati comprati sulle aste? Euro, 25 sì, no, 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 i titoli tedeschi. La Germania sono sotto zero. È l'unico Stato che ha violato il trattato di Maastricht nella disposizione dove dice che le banche centrali non possono intervenire in asta per comprare i titoli di Stato. Allora, quando è stato separato il tesoro dalla Banca d'Italia nell'81, è stato impedito alla banca centrale di intervenire nelle aste per comprare come compratore residuale. Cioè cosa vuol dire? Come lender of last resort, prestatore di ultima istanza. Prima si andava sul mercato, si vendevano i titoli, se rimanevano invenduti arrivava la banca centrale e li comprava. Questa operazione è stata vietata in Italia nel 1981, negli Stati Uniti era già vietata nel 1951, l'accordo per minimizzare la monetizzazione è del 1951, anche se la Federal Reserve ha mantenuto il suo impiego come prestatrice di ultima istanza, ok? Può comprare i titoli venduti, ma deve minimizzare questa operazione. Qui è vietato, l'unica nel sistema europeo è vietato, l'unico paese che ha violato questa regola, cioè che è intervenuta in asta per garantire i suoi titoli e per comprarli, è stata la Germania. Okay? La Germania è quella che ha barato di più di tutti e quella che ha violato i trattati di più di tutti. Ok? E adesso fanno le lezioni di morale. Comunque, come detto, negozio giuridico bilaterale, uno compra, uno vende, uno diventa debitore, uno diventa creditore, al debito pubblico equivale al credito privato. È inutile continuare a demonizzare il debito pubblico. Un altro debito pubblico, che abbiamo più avanti, Max, vuol dire solamente che ci sono tanti depositi bancari in conti titoli. Ok? E come vi stavo dicendo prima, operativamente lo Stato non usa nemmeno i vostri soldi nei titoli per finanziarsi. Lo Stato i suoi soldi e i suoi conti ce li ha la banca centrale. Voi i titoli li comprate dalla banca commerciale e nella banca commerciale i vostri soldi rimangono. Lo Stato operativamente non usa i soldi dei titoli per finanziarsi, usa i soldi che prende la banca centrale. E come si bilanciano queste cose?
riguardano le operazioni della banca centrale. Sul nostro sito potete trovare un articolo che spiega come funzionano le operazioni della banca centrale sul sito di Conto per i cittadini, e potete chiarire questa cosa. Adesso andiamo avanti, perché mi sa che la stiamo tirando fin troppo lunga rispetto a quello che ci eravamo proposti. Ok, smetterla di demonizzare il debito pubblico. Guardate questo grafico, è un grafico a torta. Sono riportati le percentuali dei debiti di vari paesi in relazione allo stock di debito mondiale. Sapete qual è la prima economia al mondo in termini di PIL? Lo sapete tutti, gli Stati Uniti. Sapete qual è la prima economia al mondo in termini di stock del debito? Cioè quella che ha il maggior debito esistente. Gli Stati Uniti. Il secondo paese al mondo in termini di PIL è la Cina. La Cina è il terzo paese al mondo in termini di stock del debito. Il Giappone è la terza economia mondiale in termini di PIL. È anche la seconda economia al mondo in termini di stock del debito. La Germania ha uno stock del debito che fino a poco tempo fa era superiore al nostro. Ok? Solo che avendo un PIL più alto del nostro, risultava in un rapporto debito PIL più basso. Ok? Allora, i paesi che hanno i più alti stock di debito e i paesi che hanno maggiori rapporti debito PIL sono anche i paesi più ricchi. Se voi andate a vedere i paesi dell'Africa, i paesi poco evoluti, i paesi poveri, hanno rapporti debito PIL e stock di debito bassissimi, non hanno stock del debito. Ok, questo è il motivo per cui noi diciamo che il debito pubblico è la ricchezza dei cittadini. I paesi ricchi hanno alti stock di debito, i paesi poveri hanno bassi stock del debito. Ok, quindi non è assolutamente, è ora di smetterla di demonizzare il debito pubblico. Ok, queste cose, questi grafici, se volete andare, io scrivo su un sito di trader che si chiama Forex Info. Se voi andate su Forex Info, scrivete Luca Pezzotti in alto a destra, fai cerca, riescono tutti i miei articoli dove trovate molti dei grafici che abbiamo visto oggi. Quindi, lasciando un altro stop del debito ai nostri figli, noi gli lasceremo ricchezza, non povertà. Noi siamo soliti dire, questa cosa già detta anche una volta, che un bambino oggi non nasce con 37.000 euro di debiti, nasce con 37.000 euro di credito. E se c'è un bambino che non ce li ha, è perché qualcuno glieli ha rubati. Andiamo avanti. Allora, qua arriviamo al discorso dell'Argentina, i mezzi di trattare con il debito pubblico. Allora, tutte le banche utilizzano quello che viene chiamato il write-off del debito. Ok? Scrivere fuori il debito, cancellare i debiti. Quando una banca ha dei crediti in sofferenza, salvo che questi siano soverchi rispetto al capitale o rispetto al fondo che hanno predisposto, utilizzano il metodo del write-off per cancellare questi crediti che non verranno ripagati. Cosa fanno le banche? Fanno un fondo di allowance, come è scritto lì, e predispongono questo fondo che sostituirà i crediti che non vengono riscossi, e così cancellano il debito. Ok? Quindi le banche commerciali hanno già un modo per cancellare i debiti, si chiama write-off. È ovvio che, come nel caso di molte banche, se il fondo predisposto è troppo piccolo rispetto ai crediti inesigibili, non servirà a niente, la banca fallisce. Ok? Perché se uno non paga i suoi debiti, a un punto, se tutti non paghiamo i debiti, le banche falliscono. Però i metodi per trattare il debito ci sono sempre stati. Nel Vecchio Testamento viene descritto il giubileo del debito ogni 49 anni. Uno è ogni 7 sabbati, qualcosa del genere, c'era il giubileo del debito. Poi, nel Nuovo Testamento, ricordiamo, mettiamo i nostri debiti come noi li mettiamo i nostri debitori. A Babilonia furono distrutte le tavole che riportavano i debiti. Il Hammurabi concesse una trentina di perdoni del debito. Noi non stiamo dicendo che i debiti non vanno pagati, noi stiamo solo dicendo che si fa la cosa più grossa di quella che è. Ok? Nel 1934, dopo la grande crisi del 29, l'estate fu, e su questo c'è un articolo su Forex che ho scritto io, potete trovare anche il grafico, fu un'estate del perdono del debito.
Francia, Italia, Inghilterra ebbero il loro debito perdonato. Ok? Nel 1947 e il 53, dopo la guerra mondiale, alla Germania fu perdonato tutto il debito estero. Stiamo parlando del 240% del PIL di perdono del debito per la Germania. Quindi vediamo che negli anni passati sono stati perdoni del debito, si fa il write-off del debito. Quindi continuare a dire che noi in futuro dovremmo fare il conto con questo debito è un falso storico. In passato abbiamo già avuto perdoni del debito e anche nel 2002 la Argentina ha fruito di un haircut, cioè di un taglio del debito. Ok? Non è assolutamente vero che prima o poi sì, dovremo fare conti con questo debito, ma non nel modo in cui ci hanno detto. Il debito non andrà ripagato. Ripagare il debito vuol dire togliere comunque dal sistema privato. Non funziona così. Vai. Ok? Sempre con l'arrivo di Monti, a parte questo problema del debito che si è fatto più grosso di quello che in realtà era, perché guardate bene che nel 2008, quando siamo entrati in crisi, il debito era ancora ai livelli del 100%, adesso ce l'abbiamo al 135%, cioè i grandi provvedimenti che avevamo preso dall'inizio della crisi hanno fatto salire il rapporto debito-PIL alla stessa velocità in cui saliva negli anni 80. Negli anni 80 si è ridotto del 40%, 4% all'anno. Con il solo Mario Monti è salito il rapporto debito PIL è salito del quasi 6% in un anno, quello che ha salvato l'Italia. Ok? Facendo crollare il PIL, mentre negli anni 80 l'avevamo raddoppiato il PIL. Ok? Sono arrivati e ci hanno detto: esiste questa austerità, se noi tagliamo, spendiamo poco, ridurremo il rapporto debito PIL. Non è assolutamente successo. Abbiamo visto che tagliando, continuando a tassare, il rapporto debito-PIL non è salito, non è sceso, anzi è salito, perché come vi ho detto è una questione anche di pura aritmetica. Questi sono i grandi risultati dell'austerità espansiva, quella che ci è stata passata dal professor Alesina, no? Uno dei professori conosciuti ci ha detto: ah, ma l'austerità può avere effetti espansivi. Non aveva torto, l'austerità ha avuto l'effetto di espandere la povertà, qualcosa si è espanso, la povertà. Il prodotto interno lordo nell'anno di Monti con l'austerità espansiva è calato del 2-3%, negli anni 80 con le politiche di spesa saliva, il tasso di disoccupazione è salito al 6%, il rapporto debito PIL, come vi dicevo, dal 120,7% è andato al 126,5%, la spesa per interessi, Monti è stato chiamato per lo spread, e per far diminuire il tasso di interessi. Abbiamo speso di meno negli interessi sul debito? No, con Monti la spesa per interessi è salita di un tasso di interesse dello 0,5%, dal 4,9 al 5,4. Quindi hanno fatto scendere lo spread al momento, ma i tassi di interesse non sono calati. I consumi privati sono crollati del 3-4%, la domanda interna è crollata del 5%, i crediti in sofferenza sono aumentati di più di 10 miliardi, i tassi sui mutui sono aumentati ed è aumentata la pressione fiscale. Ok, questi sono i risultati dell'austerità espansiva, sono tutti negativi. Ok, inoltre, non solo questo, durante il governo di Monti si è successa una cosa che non è mai successa prima. Abbiamo avuto per 4 trimestri consecutivi una diminuzione della produzione industriale in Passera, il grande tempo. Ok? Questi sono i risultati dell'austerità espansiva. Nessun risultato, anzi un semplice peggioramento della situazione. Quindi dire che Monti ha salvato l'Italia non equivale al vero. Monti ha salvato il MPS, l'ha salvata Letta, l'ha salvata. Come vi ha detto lui, Monti ha pagato 3 miliardi e mezzo di derivati, ha comprato gli F-35, ha comprato 2 sommergibili dalla Germania, Monti, che sono passati sotto traccia a tutti, e ha salvato le banche quando si era già dimesso, ha salvato il MPS. Teoricamente lui doveva limitarsi all'ordinaria amministrazione quando si è dimesso, cosa che non ha fatto.
Questi sono i grandi risultati di Monti, cioè un peggioramento netto della situazione, ok? I soldi per comprare gli F-35, pagare derivati, sono stati presi paro paro dalle pensioni e dal welfare. Hanno tagliato pensioni e welfare per comprare sommergibili F-35 e pagare derivati. Questo è quello che ha fatto Mario Monti. Ha speso più di Cavour, Monti, e Cavour non è uno che ha speso poco, ha tassato come se fosse Antani, perché la pressione fiscale abbiamo visto che è salita al 55%, e non abbiamo avuto nessun risultato. Un risultato del peggioramento della situazione. Ok? Quindi, andando avanti, abbiamo visto che anche l'austerità espansiva è fumo negli occhi. Non esiste una politica in Italia che fa crescere l'economia, è molto difficile. Ok? L'altra cosa che ci siamo sentiti dire era: ah, voi siete sporchi, brutti e cattivi, dovete sempre fare le riforme. Se voi farete le riforme, la vostra economia ripartirà. Non so se chi di voi è un ascoltatore adesso, piccolo cosa anche abbastanza simpatica. C'era una canzone di Vasco Rossi del 78 che si intitolava Ambarabaci Cicocò, e alla fine diceva riforme, riforma agraria, riforma. Era alla fine del 78 e stavano già chiedendo le riforme. Sono 30 anni, 40 che ci sentiamo chiedere le riforme. Abbiamo fatto riforme, tutte le riforme possibili e immaginabili. È migliorato qualcosa? Vi sembra che Jobs Act, abolendo l'articolo 18, ha migliorato l'occupazione? No, l'ha peggiorata. Vediamo. Le riforme strutturali funzionano quindi? No, non funzionano. Sapete qual è il paese che ha fatto e ha implementato il maggior numero di riforme strutturali dall'inizio della crisi? La Grecia. La Grecia è quella che ha fatto più riforme strutturali. Il più grande successo dell'euro è quello che ha fatto più riforme strutturali di tutti. Questa è un grafico dell'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo e della Credit Suisse. Non ci stiamo inventando niente. Sono grafici che tutti possono trovare negli studi in rete. La colonna più alta è quella della Grecia, perché la Grecia è quella che ha fatto più riforme strutturali di tutti senza avere il minimo vantaggio. Non sono usciti dalla crisi. Ha fatto le riforme e la crisi è peggiorata. Andiamo alla slide successiva per vedere che questo qua è fonte IMF, International Monetary Fund, il Fondo Monetario Internazionale. Qual è il paese che ha avuto il maggior consolidamento fiscale, quello che dovremmo fare tutti per far scendere il rapporto debito PIL per lo signore? Qual è? La Grecia. La Grecia è il paese che ha avuto il maggior consolidamento fiscale. Qual è il paese che ha avuto il consolidamento fiscale più veloce? Sempre la Grecia. Vi sembra che un veloce consolidamento fiscale, un grosso consolidamento fiscale e una quantità, la maggior quantità di riforme strutturali in tutta l'Eurozona abbia contribuito a far diminuire la crisi in Grecia? No, in Grecia sono ancora che annegano. Le riforme strutturali non sono servite a niente in Grecia, come le riforme qua con l'abolizione dell'articolo 18, l'introduzione del Jobs Act, tutte le misure sul lavoro che si sono risolte, no? In un'ulteriore flessibilizzazione che non è né più che meno che precarizzazione, non hanno rilanciato l'occupazione, anzi hanno fatto diventare l'occupazione ancora meno stabile e più precaria. Ok, le riforme strutturali non hanno funzionato. La Grecia ha fatto più riforme di tutti, ha avuto il maggior consolidamento fiscale, il più veloce consolidamento fiscale, che sono l'ancora che annegano. Quindi anche il mantra ripetuto delle riforme strutturali che ci portano fuori dalla crisi è un falso mito. Il pericolo cinese è stato un altro mito, no? Quando noi abbiamo detto: ma scusate, se tornassimo con la nostra moneta, con le nostre politiche monetarie, con le nostre politiche fiscali, fuori dall'euroarea, dove ci permettessero di spendere quanto vogliamo, cioè non buttando i soldi dalla finestra, spendere oculatamente, per carità, cioè con un buon moltiplicatore fiscale. Ci è stato risposto: no, perché là fuori c'è la Cina, dovete stare attenti, perché se uscite fuori la Cina vi mangia. Vi riveliamo un altro segreto: la Cina c'è sempre stata.
questo grafico riporta la quota del PIL cinese sul PIL mondiale dall'anno 1000, ok? Attualmente la parte della Cina è bella rossa. La quota di PIL mondiale, la quota di PIL cinese sul PIL mondiale è inferiore a quella del basso medioevo. Commerciavamo più con la Cina nel basso medioevo che adesso. Stiamo parlando di 600. Questa è la lingua, non è esagerazione. Eh? Dal punto di vista statistico è infondata. Questa? Sì, è ipotetica, perché non c'è nessuna possibilità di misurare questi valori in termini reali, certo, in termini mondiali. Cioè, no, vedi, ci sono le indicizzazioni. Ora hai fatto una descrizione straordinaria di quello che succede. Una, secondo me, descrizione. Questa loro potrebbe osservare. Ma no, guarda che questa cosa qua della Cina ce l'hanno detto tante volte. Ma scusi, no, la Cina, che ha spacciato sta roba qua, vabbè. No, no, ma questa qua arriva da zero, cioè. No, è diventata io, arriva da un blog americano. Sì, sì, ma è vero. Cioè, uno che sa lì che è una cazzata questa qua. Ma è una cazzata. Come minimo taglia un pezzo a sinistra, toglie un pezzo a sinistra. Lo fa partire dalle università. È vero che un euro uno può indicizzare, che non è quello, può indicizzare in termini reali, come dire, fare il voto in termini reali è molto difficile. Però la quota del PIL cinese sul PIL mondiale è inferiore adesso a quella del basso medioevo. Come si dice, se lei si, le vie della seta non sono nate con Marco Polo, sono nate con i romani. Hanno raggiunto il loro massimo splendore durante Marco Polo. Poi sono crollate, il PIL cinese è diminuito quando siamo stati vicini alla rivoluzione industriale e poi è ricominciato ad espandersi. Ok. Gli storici però devono essere. Sì, però la via della seta, la via della seta è responsabile della nascita dell'Islam, per esempio, per dire il fatto che la via della seta implicava un determinato scambio di merci che passava attraverso di religione. Scusi un attimo, lei mi deve spiegare che problema può dare uno Stato la cui domanda interna si regge su retribuzioni da $2 al giorno. Vogliamo andare a competere con la Cina? La crescita della Cina non è sostenibile. Ci sono dei giorni in cui i cinesi escono di casa da Pechino e non è che noi qua prima a Milano avevamo la nebbia che si taglia col coltello. L'hanno lo smog che si taglia sul coltello. Dobbiamo cinesi, guardate che se vogliamo competere con la Cina, dobbiamo ridurci. Non era questa intenzione, era l'anno 1000. Dobbiamo ridurci quello stato. Non è una cosa grandissima. Comunque, ci prendo con la discussione. La Cina ha comunque un basso rapporto debito-PIL, un alto stock del debito, però ha un grossissimo indebitamento privato. Le famiglie cinesi sono molto più indebitate delle famiglie italiane. La Cina, non perché l'ho detto io, ci sono gli studi a rete e se andate su Forex Info c'è un articolo anche su quello, c'è qualcuno che dice si stia avviando ad un Minsky moment, cioè a un momento di crollo. Le banche là sono molto indebitate, le famiglie sono molto indebitate e guardate che dove il debito pubblico è basso è alto il debito privato. Dove è alto il debito pubblico è basso il debito privato. Infatti, se voi guardate l'Italia, noi abbiamo un alto debito pubblico ma un basso debito privato. In Germania le famiglie hanno un debito privato più alto del nostro ma il debito pubblico è più basso. Su questa cosa c'è una tabella del quello che noi riteniamo il migliore economista italiano vivente, che si chiama Luigi Basinetti, dove fa vedere proprio tutti i rapporti debiti pubblico e debito privato e si evince chiaramente da quella tabella che dove è basso il debito pubblico è alto il debito privato, ok? I driver dell'economia sono due, il debito pubblico o il debito privato, non ce n'è un altro, ok? Quindi anche quello della Cina, no?
che ci mangia un falso mito. Quanti paesi ci sono fuori dall'Unione Europea che competono tranquillamente con la Cina? Tantissimi, più di 150, non so quanti sono gli stati al mondo, 180, 200, qualcosa del genere. Ce ne sono tantissimi che stanno sul mercato con la Cina. Siamo sempre stati anche noi, perché dovremmo avere paura questa volta. Ok, quindi anche questo della Cina è un falso mito. L'altro falso mito che ci hanno sparato è quello: dobbiamo stare attenti a quello che facciamo perché rischiamo il default. Questa infografica è di Reinhard e Roloff, quelli del 90% del rapporto debito PIL, che poi si sono accorti che non hanno sbagliato a riportare le tabelle di Excel. Però questo è un articolo molto bello di Stein is Different, riporta i default degli stati dal 1800 ad oggi. Se noi andiamo a vedere gli stati che hanno fatto il maggior numero di default, il primo è la Spagna, che ha fatto 13 default. Seconde sono Francia e Germania, che hanno fatto 8 default. Noi e l'Olanda siamo tra i paesi che hanno avuto i minori default. Quindi è inutile venire a dirci che rischiamo di fare default e farci sentire, no, che rischiamo di fare default da uno stato o da stati che hanno fatto 8 volte i nostri default. Noi ne abbiamo fatti uno, la Germania ne ha fatti a 8, adesso ci vengono a dire state attenti perché fate default. I default dell'Italia storicamente sono meno comuni di quelli della Germania. E vi diciamo un'altra cosa, ci dicono farete la spesa con le carriole. Sapete in Europa fino adesso chi sono gli unici che hanno fatto la spesa con le carriole? I tedeschi. Con la Repubblica di Weimar. E attenzione perché un altro falso mito, andiamo più avanti, Max, che gira su questa cosa. È che l'inflazione ha portato al potere Hitler. L'inflazione di Weimar è stata nel 1923. Hitler è salito al potere nel 1933, dopo che nel 1929 Brüning e Hindenburg avevano cominciato politiche deflazionistiche. Non è stata l'inflazione di Weimar a portare al potere Hitler, è stata la deflazione di Brüning. Ok? Non è vero quello che ci hanno detto. Ok? E qua siamo verso la fine, che è stata già pesante, lo so, però noi ci siamo messi per l'obiettivo qua. Cose semplici che possono capire tutti. Ok, come abbiamo detto, noi abbiamo avuto alta inflazione negli anni 70, negli anni 80 abbiamo combattuto l'inflazione, è scesa. Ok, noi abbiamo avuto un'alta inflazione, 20, 25%, 30%, ma non abbiamo mai avuto l'iperinflazione che ha avuto la Germania. Scusate, ma come mai allora questo profilo socio-economico del Nord Europa è più alto del nostro? Cioè, non ci sono 160 miliardi di problemi fiscali, il sociale funziona, cioè... No, 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 la Germania è un altro falso mito, la Germania in termini assoluti ha più corruzione di noi. La Germania in termini assoluti ha più corruzione di noi. Noi abbiamo 200 miliardi di corruzione, loro ce ne hanno 300. Solo che noi abbiamo 200 miliardi di corruzione su 1500 miliardi di PIL. Loro hanno 300 miliardi di corruzione su 3000 miliardi di PIL. È differente. Però in termini assoluti la loro corruzione è quanto. Sa perché in Danimarca stanno meglio? Sì. Perché la spesa pro capite in Danimarca è il doppio dello Stato, è il doppio di quella italiana. Se voi andate a vedere i paesi del Nord Europa, hanno una spesa pro capite del Sud Europa, non funzionano meglio di noi perché la gente non è abbandonata. Non ci sono 15 milioni di tedeschi che non hanno da mangiare, che non sono in condizioni di comprarsi medicinali. No, questi dati da dove li ha presi? Perché non guardi che non abbiamo i dati. Parlavano di 4 milioni e 800 mila italiani in situazione di povertà e 9 milioni che non sono in condizioni di pagarsi medicinali. Ma scusi, perché? No, guardi che anche in Germania è pieno di persone che vivono alla soglia della povertà con le riforme ALS. C'è gente che guadagna 500 euro al mese in Germania. È un falso mito, quello che l'altro guadagnano tutti 3.000 euro. Se lei va a vedere le riforme ARZ, che sono quelle che hanno precarizzato il lavoro in Germania, prima roba sono nate dalla corruzione dei sindacati tedeschi.
Peter Hartz è stato condannato per aver corrotto i sindacati tedeschi. Già, comunque, diciamo una cosa, che se non altro in Germania e in Francia, ha già la Francia ha costato. Apro e chiudo, ci sono questa piccola parente così, proprio, che sono suono, insomma, professore di pianista. L'organista professionista, con dei problemi allo stomaco seri, l'ho incontrato con Polina nel 93-94, eravamo nel 93-94, però è rimasto preso due mesi, sono a 25 serate al mese. Parigi chiaramente è la Francia, sono 14 milioni di persone. Si beccava i suoi pari, i suoi 700-800 euro oggi, perché aveva problemi di stomaco, eravamo i figli e non stavo guadagnando. Cioè, non abbiamo, cioè, per quanto si voglia parlare di tutta una serie di... ma sono, voi per la coesione, per il senso dello Stato, il senso dell'appartenenza, tutta una serie di fattori, hanno una posizione sociale, un'elasticità. Ma è vero, le differenze che abbiamo noi adesso tra nord e sud sono uguali a quelle che ci sono tuttora tra la Germania dell'est e la Germania dell'ovest. La Germania dell'ovest, in Germania dell'ovest, dell'est, gli stipendi sono ancora più bassi che nell'ovest. Ok, nonostante la grande massa di investimenti che hanno portato là. Ok, in Germania dell'est, l'ex Germania dell'est, non se la passano ancora così bene. È facile. Diciamo che 160 miliardi di ragioni. Comunque, se mi fa finire, poi abbiamo. Se in Germania. Sì, lasciamo finire, poi facciamo di nuovo. Non pare le tasse da Engeler, anziché. Ancora la corruzione assoluta, in termini assoluti, più alti della nostra. Più alta della nostra. Comunque. Funzionano meglio. No, torniamo adesso indietro, per favore, sì. Max. No, non ci parlo. Allora, abbiamo visto la deflazione di Brüning e di Hindenburg, non abbiamo mai fatto noi la spesa con le carriole, l'hanno fatta i tedeschi. Le foto che leggete in rete della gente con le carriole sono tutti tedeschi, non ce n'è nemmeno uno italiano, scusatemi se prego. Posso tornare indietro. Vado. Comunque, e quello che ci hanno detto è dovete stare attenti a spendere, a immettere moneta, perché altrimenti salirà l'inflazione. Abbiamo già visto che negli anni 80, nonostante i disavanzi primari e gli indebitamenti netti, cioè uno Stato che spendeva più di quanto passato e quindi metteva risorse, l'inflazione è diminuita, non è aumentata. Ok, quindi c'è da quel caso. Adesso vi faccio una domanda, ve l'ho detto all'inizio. Sono state fatte le più grandi operazioni monetarie non convenzionali della storia. Sono state riempite le banche che ci hanno portato al fallimento di liquidità. Voi avete visto l'inflazione? Non c'è stata nessuna inflazione. Siamo, nonostante l'infinita liquidità garantita alle banche, siamo entrati in deflazione. Ok? Questo porta a dei corollari che vedremo meglio quando faremo un incontro sulla... funzionamento della moneta secondo i Terratani, della teoria quantitativa della moneta o della teoria della moneta endogena. Ok, non è vero che l'immissione S di moneta provoca inflazione, così come non è vero che l'offerta di moneta è controllata dalla banca centrale. Sono le banche commerciali che controllano l'offerta di moneta, limitandosi la banca centrale a mettere a disposizione delle banche commerciali tutte le riserve necessarie in relazione al raggiungimento del tasso di interesse. Se Draghi dice io voglio il tasso di interesse a zero, deve garantire una liquidità altissima, deve continuare a garantire liquidità affinché sul mercato gli operatori non facciano la corsa sull'uno sull'altro per avere il denaro disponibile, facendo così salire il tasso di interesse. Se Draghi vuole tenere i tassi bassi, deve continuare a fornire liquidità. La banca centrale non è come le banche commerciali, la banca centrale è una banca per le banche. La banca centrale non può rimanere a corto di denaro. Dire che una banca centrale può rimanere a corto di denaro è come dire che la British Petroleum rimane senza petrolio, che la Volkswagen non ha le macchine da vendere, ma è ancora più probabile che rimanga la British Petroleum senza petrolio e la Volkswagen senza macchine da vendere che una banca centrale rimanga senza soldi, perché la banca centrale è un emettitore di moneta,
ok, ha una capacità infinita di emettere asset finanziari, può emettere tutti i soldi che vuole, perché non è un utilizzatore di moneta. Lo Stato italiano è diventato un utilizzatore di moneta, io sono un utilizzatore di moneta, il signore è un utilizzatore di moneta, Max è un utilizzatore di moneta, la banca centrale è un emettitore di moneta. L'economia non è limitata dalla quantità di denaro disponibile, è limitata dalle risorse reali. Le banche centrali non possono rimanere a corto di soldi. E attenzione, Victor Constancio, mi sembra che si chiami, il vicepresidente della banca centrale, lo ha detto a chiare lettere. In rete c'è uno studio che, se andate sempre su Forex Info, provate, dove è detto a chiare lettere dal vicepresidente della Banca Centrale Europea che, grazie alla sua capacità di emettere denaro, la Banca Centrale non può rimanere senza soldi. I problemi della Banca Centrale non sono tanto di emettere moneta, sono quando la deve togliere, ok? Però questa è una cosa un po' più tecnica che saltiamo e vediamo un'altra volta, ok? Perché lì potrebbe avere bisogno di un intervento dello Stato se le sue attività si sono svalutate. Questo è finito, prima siamo la prossima sarà tra 15 giorni, grazie. Non lo so. Che mangi siamo? 15 giorni è il primo aprile, se non, no, il primo marzo. Sì, il tema l'abbiamo già... Il tema, non me lo ricordo, ce l'ho scritto... Comunque lo mettiamo... Sì, massimo variamo qualcosa, perché quella là era facile dell'economia, che l'abbiamo cambiato, facile. Non è sabato. Non è sabato. No, sabato. Sì. Allora è quattro, sabato, senti, sabato, e sempre quest'ora. Io vi chiedo cortesemente, io ho un po' dei volantini che poi...